Bentornati alla ripresa della partita tra Amo Sportivo di Salonno e San Spagnano Melate, calcio 5, campionato Under 21 nazionale, girone B. Vediamo subito il risultato dopo il primo tempo, che vede in vantaggio la formazione ospite per 3-1. E andiamo a vedere come si posizionano le formazioni in campo in questo inizio di secondo tempo. L'Amo Sportivo scende in campo con Principe, in porta, ultimo Melosi, laterale di destra Bongiorni, laterale di sinistra Brenna e pivot Borghi. La squadra invece di Merate è scesa in campo con Di Gregorio e Biazzo, che hanno fatto in questa partita i due difensivi, e con i giocatori Sala e Morandi, che nella fase nel primo tempo hanno praticamente giocato in posizione avanzata. In questo momento invece vediamo che la squadra di Pagnano ha posizionato Biazzo nella 2-2 avanzata, portando Morandi a giocare in fase difensiva, come si era chiuso il primo tempo quando Di Gregorio non era in campo. Il solito scambio ormai abbiamo visto nel corso del primo tempo, prolungato da 2-2 di Merate, ripartenza di Salonno. Ecco Bongiorni, che è stato contratto da Piazzo in fallo laterale. Il laterale sta presso la formazione di Salonno con Bongiorni, che è andato a toccare per Melosi, avanza Melosi, c'è il tiro di Melosi che è deviato e ci sarà un calcio d'angolo a favore dei salonnesi. No, calcio d'angolo non assegnato in un... Bravissimo e sportivissimo il capitano della squadra ospite, che va a dire all'arbitro che era calcio d'angolo, così infatti si arriva alla battuta del corner per i salonnesi, con palla ora su Brenna. Avanza Brenna, cerca di rivelarsi Morandi, guadagna un fallo laterale. Fallo laterale che sta per essere battuto per l'ennesima volta ancora da... C'è un tentativo di Melosi che può sospendere sul fondo del campo. Riparte la squadra ospite con Codara, che ha scambiato su Di Gregorio. Da Di Gregorio la palla andrà senz'altro a Morandi, da Morandi ritornerà a Di Gregorio. Ormai vedete come la formazione del Pagnano è abile nel rallentare il gioco e nell'aspettare che qualcuno da 2-2 si muova, però oggettivamente in questo momento diciamo che la situazione che si è venuta a creare è una situazione di attesa esagerata da parte della formazione del Salonnese, e i due giocatori vedete che praticamente è una 2-2 che rallenta in maniera considerevole il gioco, aspettando che si creano i presupposti per qualche buco nella difesa salonese, e quindi fondamentalmente creare il presupposto per un'azione di partenza. È una 2-2 esasperata, come dicevamo, dove Salonno non viene fuori. Vediamo che c'è questo movimento, che comunque c'è la palla congelata continuamente, si perde sul fondo. E praticamente quindi c'è ancora la partenza da parte della squadra di Merate. Ecco ora Piazzo ritornato con Di Gregorio, avanza Di Gregorio, Di Gregorio ancora su Piazzo. Da Piazzo palla giocata su Bongiorni e verso la difesa dell'Amo Sportivo, e quindi niente da fare, però, perché si aspetta il fratello. Avanza Brenna, posizione di centrale. Da Brenna a Bongiorni, da Bongiorni a Brenna. Palla in avanti, deviazione, calcio d'angolo ancora per Salonno. Calcio d'angolo ancora per Salonno, che sta per essere battuto da Brenna. Scusatemi l'espressione, perché c'è stata una grandissima occasione per Borghi, e ovviamente essendo comunque ovviamente della società di casa, anche se cerco di essere imparziale, mi scuso con chi ovviamente vedrà questa telecronaca per una naturale parzialità, perlomeno a livello di tifo. Per cui
Ora c'è, riprendiamo comunque a seguire le fasi del gioco con la palla che è giocata in mezzo al campo, ci sarà probabilmente un calcio di punizione per un fallo subito da Morandi, giusto l'intervento dell'arbitro, calcio di punizione che l'arbitro assegna quindi a favore della squadra di Merate, che sta per essere battuto dal numero 9 di Gregorio, da Di Gregorio a Piazzo, da Piazzo a Morandi, da Morandi a ancora Di Gregorio, Di Gregorio su Piazzo, ed ecco che ora c'è una ripartenza sarannese con un tiro di Brenna fatto dal portiere della squadra ospite. Attenzione perché ora c'è un tentativo di percussione fermato e avanza Saronno con Melosi a Borghi cerca un triangolo su Melosi, palla in fallo laterale. La palla è su Morandi, avanza ora Buongiorno a Piazzo, da Piazzo c'è la palla verso Di Gregorio, contratto da Melosi, c'è una palla giocata da Piazzo su Melosi che cerca di intercettare, scusate, Sala, palla giocata da ancora dai due centrali difensivi, avanza ancora Piazzo che vorrà scambiare con Sala, invece perde palla, avanza ora Brenna, si libera Brenna, va al tiro, rete, 3-2. Il gol la partita riaperta praticamente, che riapre fondamentalmente la partita, e quindi ci aspettano altri 15 minuti di partita, probabilmente speriamo intensa, perché questo significherebbe vedere sicuramente una buona fetta di partita interessante per tutti quanti. Avanza ora nel frattempo la formazione di Saronno che parte con Melosi, da Melosi a Brenna, avanza Brenna e scarica su Melosi che si propone in percussione, è stato contratto da Di Gregorio che va al tiro, pallone ancora pericolosissimo Di Gregorio con uno dei suoi tiri veramente perfetti, e la palla questa volta è stata intercettata molto bene dal portiere sanonese. C'è ora un tentativo di ripartenza della formazione di Saronno spento a fondo campo, anzi in fallo laterale, rimessa laterale che sta presa da tutta dalla formazione di Pagnano. Ecco Morandi Piazzo. Piazzo, palla giocata su Sala in fallo laterale. In fallo laterale. Rimessa in gioco a favore dei ragazzi di Saronno. Sarà Buongiorno ad andare a battere la rimessa, vediamo che Buongiorno scarica palla adesso su Melosi, da Melosi a Brenna che non intercetta in maniera corretta, ma ora la formazione ospite si difende con più fatica, vediamo, dalla aggressività dei salonesi, c'è un tentativo di Melosi che va a tiro e il portiere Colara riesce a intercettare, molto bene, parata, ecco ora ancora Piazza, da Piazzo a De Gregori, da Gregori a Morandi, Morandi palla su Sala, Brenna attenzione, c'è un grandissima occasione per Sala che manda la palla sulla traversa. E ecco Suzzi che ha conquistato palla, la gioca su Brenna, da Brenna a Melosi, da Melosi pallone giocato forse troppo fortunatamente su Suzzi, palla in fratella. Riparte la formazione ospite, Morandi in contratto da Suzzi in fallo laterale. Insieme raga, insieme! Ecco Buongiorno che va in pressing, parla ancora intanto di Gregorio, scusate. Attenzione perché c'è Suzzi che ha riconquistato il pallone, c'è un malinteso con Melosi, palla riconquistata dalla formazione ospite. Ecco Morandi e Piazzo ancora su Morandi, aggredito ora, ecco ora Piazzo, c'è un tentativo di giocare palla lunga, contratto subito al portiere della squadra salonese, a
avanza Buongiorno, da Buongiorno a Suzzi, da Suzzi a Melosi, che cerca di liberarsi al tiro, fa un tiro che torna nel fallo terra. Ecco, intanto un cambio, esce bene ed entra Riva per la formazione di Salonno, avanza Di Gregorio per la squadra avversaria, Di Gregorio cerca di liberarsi molto bene. Ecco ora che Pagnano riprende il suo gioco praticamente tra i due giocatori. Ecco, c'è un'azione di Gregorio che scambia con Piazzo, contratto però, attenzione pericolo perché al tiro è andato Zacco e il tiro si è spento sul fondo del campo. Rimessa dal fondo, palla su Buongiorno, su Riva, scusate. Riva, tiro, parata del portiere Codara, buona percussione di Riva che si è liberato, ha cercato di concludere, è stato bravo il portiere con le ginocchia a mettere poi in calcio. Avanza Melosi, parte un tiro verso, a cercare la porta, un secondo palo di Melosi, non nessun tapin, pallone terminato in calcio d'angolo, l'ennesimo calcio d'angolo a favore della formazione salonnese che sta per essere battuto ora dal giocatore Buongiorno. Da Buongiorno verso Melosi che cerca di conquistare palla, Riva, parte il tiro di Riva e ha una buona opportunità per il giocatore salonnese, la palla però è sopra Talese. E ripartiamo da Di Gregorio, c'è questo tentativo di liberarsi di Suzzi, e la palla però è stata portata di Gregorio in laterale, ci sarà ora una rimessa laterale per la formazione di Salonno che sta per battere Suzzi. Da Suzzi a Melosi, cerca di liberarsi, di andare al tiro, parte il tiro, il portiere respinge, palla ora da Piazza a Morandi e c'è una grandissima opportunità per la formazione salonnese nei piedi di Riva. Calcio anche fuori della formazione di Salonno, sta per battere Riva, verso cercherà la palla verso Suzzi. Ecco Suzzi che commette fallo ai danni di Piazzo e ci sarà un calcio punizione che dovrà essere battuto dalla formazione ospite ed è Piazzo che gioca palla su Codaro. Da Codaro palla sul giocatore Di Gregorio. Da Di Gregorio ancora in avanti, ma c'è un fallo tra la formazione che sta facendo. L'arbitro ha fermato il gioco, cerchiamo di intuire il motivo per il quale il gioco è stato fermato, non abbiamo ancora capito il motivo di questa sorta. Intanto Bello ci ha scambiato con Riva e va a cercare una conclusione. Ecco Riva, cerca di ripartire Riva, si porta in avanti il pallone e cerca di contrarlo. C'è una palla che viene giocata, è un'opportunità per Zacco dopo una sorta di moltissimi tackle con palla che è rimasta praticamente poi alla fine in possesso del giocatore della squadra avversaria che cercano di cominciare a rimbastire il gioco. Gioco che riparte dal solito Di Gregorio, riconquista con la Riva, cerca di liberarsi un avversario, la palla teme in fallo laterale. Suzzi. Parte, ricomincia la formazione di Salonno, da Suzzi arriva, da Riva a Suzzi nuovamente, contratto un calcio d'angolo nuovamente da Di Gregorio, ecco calcio d'angolo, questa pressa la formazione di Salonno, sarà Suzzi a tentare di mettere mezzo a parole, cosa ha fatto, ma ancora nuovamente palla in laterale, ancora Suzzi, ancora Riva, c'è tiro, palla rimessa in laterale, ora Salonno è diventata decisamente più aggressiva e sta cercando di mettere veramente alle strette la formazione avversaria. C'è Riva che si riesce ad andarsene, subisce un fallo da Piazza, il calcio punizione che sarà segnato in favore dei ragazzi di Salonno. Calcio punizione a favore di Salonno, vediamo come verrà impostato il calcio punizione, se con schema o con conclusione verso la porta da parte del giocatore Marco Riva che si è portato sul pallone per cercare di concludere. Ecco Marco Riva, rincorsa, tiro, pallone scagliato con grande forza ma imprecisione sopra Talese. Pericolo ora per la formazione di Pagnano perché Salonno sta ripartendo con Riva e ora pericolo, grandissima opportunità per Pagnano in un 2 contro 1 che si conclude con la rete di Zacco
che va a segno e riporta due distanze, quindi a sicurezza sostanzialmente la formazione ospite. Buona la ripartenza, molto buona la ripartenza la squadra ospite, questa volta ha conquistato nuovo vantaggio grazie a una, ripeto, un'ottima ripartenza. Riparte Saronno, c'è ora un tentativo da parte di Scottillo fermato in maniera efficace ed ecco ora Di Gregorio, cerca di liberarsi della palla su Morandi, da Morandi a Suzzi, da Suzzi a Morandi, buon movimento dei due giocatori di Merate, riconquista la palla per Scottillo, da Scottillo a Suzzi, avanza Suzzi, attenzione al fantasista saronnese, si libera di un avversario, cerca un tiro e guadagna un calcio di d'angolo, scusate, calcio d'angolo battuto ora ancora, c'è un tentativo di Masella non seguito sul secondo palo da parte di Riva e si riparte con una rimessa al fondo campo, riconquistato nuovamente, fa tirare la porta di Saronno, ancora Riva, avanza Riva, si libera di un avversario, prova nuovamente la conclusione Riva, non centrando la porta, era una buona conclusione, purtroppo la palla non era precisa. Ricominciamo quindi dal fondo campo, ora è Pagnano che cerca di orchestrare con Di Gregorio, Di Gregorio suggerisce, va alla conclusione, Riva intercetta, palla riconquistata e avanza Scottillo, Scottillo per Saronno al possesso della palla, ancora Suzzi, si libera di un avversario, avanza Scottillo, Scottillo verso Suzzi, intercetta Di Gregorio che cerca di andarsene ma viene contratto da Masella, l'arbitro fischia un calcio di punizione, aveva tratto in nota del giocatore saronese. Calcio di punizione che comunque verrà affidato a favore della formazione ospite e si appresta a battere Morandi. Si sistema la barriera della formazione saronese. Al tiro c'è Morandi, ecco Morandi, palla contratta da Masella e quindi ripartenza infatti la difensiva Di Gregorio, ha conquistato palla Di Gregorio, ecco ora il gioco era sui piedi Dominoni che nel frattempo è andato in campo, si libera molto bene ancora una volta Di Gregorio, fermato questa volta da Riva, si ricomincia dalla zona difensiva di Pagnano, palla su Di Gregorio, questa volta in posizione di boa, si libera del suo avversario, conquista un calcio di punizione per un fallo subito da Suzzi. Calcio di punizione sta per essere battuto dalla formazione ospite, vediamo chi si caricherà il tiro, sembrerebbe questa volta Di Gregorio, autore di tre reti nel primo tempo, decisamente l'uomo migliore della sua formazione, questa volta è stato bravo il portiere Principe a intervenire sul suo calcio di punizione. E nel frattempo c'è un time out richiesto dalla formazione di Saronno. Le squadre si portano a bordo campo per ascoltare i suggerimenti degli allenatori. Eccoci alla ripresa dopo il time out con Scottillo che sta per battere il fallo laterale, giocherà palla su Masella, yeah.
Casella a cercare Borghi, nel frattempo appunto sono stati innesti nuovi nella squadra salonese. Brenna va in pressione su Di Gregorio, ecco ora la palla giocata verso Brenna che si va da bersaglio, ecco Borghi, da Borghi c'è un tentativo di tiro però la palla termina a fondo campo. Lancio di Codara a cercare il compagno, ma Salone riconquista la palla, ecco Masella, avanza Masella su palla da Brenna, cerca di essere un avversario, viene a sua volta contratto, gioca la palla termina ancora il fallo laterale, una fase di gioco sicuramente un po' confusionaria. C'è la rimessa di Brenna per Masella, da Masella a Borghi, avanza Borghi che cerca di scaricare su Scottillo, fermato bene dalla squadra ospite. C'è ora un tentativo da parte di Morandi, di Grassi, ecco Dominoni che ha cercato di liberarsi però ha perso palla, avanza Brenna, scambio molto bello con Scottillo, attenzione perché Scottillo però è stato contratto molto bene da Dominoni che si è liberato il suo avversario, palla finta recuperata dalla squadra avversaria che riparte, attenzione pericolo 3 contro 1, pericolosissimo, ma ora c'è stata veramente una grande confusione sia in fase difensiva che in fase offensiva. Poi la palla è in possesso di Morandi che la scambia con Dominoni, da Dominoni a Morandi, si ricomincia con il faseggio iniziale della squadra ospite e niente da fare, Borghi ha cercato di intercettare ma il pallone si spegne sul fondo, becca. Ecco ora ancora la formazione di Merate che avanza con il giocatore è sempre Di Gregorio che scambia la palla con Morandi, ancora Di Gregorio, Di Gregorio su Morandi, palla giocata su a ricercare Dominoni che conquista un fallo laterale. Fallo laterale di Dominoni per Di Gregorio. Di Gregorio gioca la palla su Zacco, da Zacco a Di Gregorio, da Di Gregorio a Morandi, da Morandi a Di Gregorio, ancora ennesimo scambio tra i due. Palla giocata a lunga, in fallo laterale riparte Brenna per Principe. Da Principe lancio lungo a cercare Borghi, troppo lungo però. Avanza ora ancora la formazione del Pagnano, contatta molto bene da Buongiorno, in tempo entrato in campo, cerca Buongiorno di liberarsi dell'avversario, però è stato contratto bene da Di Gregorio che a sua volta viene contratto da Masella in fallo laterale. Fallo laterale a favore della formazione ospite, risultato in questo momento 4-2 per il Sainz Pagnano. Dominioni su Di Gregorio, fermato da Buongiorno, avanza Buongiorno, cerca di liberarsi, viene contratto efficacemente, può ripartire la formazione ospite, fallo laterale ancora per i giocatori del Sainz Spagnano. Morandi per Di Gregorio, Di Gregorio ancora questa volta per Sala, da Sala a Di Gregorio, da Di Gregorio contratto per Masella per Borghi, avanza Borghi che scarica su Buongiorno, peccato perché era una buona intenzione, Buongiorno è arrivato un attimo in ritardo e la palla si è andata sul fondo, era una malazione questa volta. Ed ecco Di Gregorio ancora in possesso della palla, Buongiorno ha intercettato il pallone che era fatto scorrere da Dominoni, ora c'è Zacco che cerca di liberarsi per andare al tiro, ecco Zacco che si porta la palla sul fondo del campo, però quindi si ripartirà da una rimessa per i salonnesi. Masella che anzi Benna decide di giocarla su Buongiorno, nulla di fatto perché la palla rimane lunghissima e termina nuovamente in fallo laterale battuto dai salonnesi. Ecco Brenna che sta imposta su Buongiorno, avanza Buongiorno, attenzione palla per Masella che si è liberato, cerca di andare verso il centro, Masella va a concludere, palla sul fondo, nuova azione ripartenza con Piazza, da Piazza a Sacco cerca di guadagnare spazio per Dominioni, questa volta l'arbitro fischia un calcio punizionale, probabilmente non c'era e oggettivamente il fallo a nostro avviso non c'era, comunque diventa un fallo importante perché è il quinto fallo per la forza di Salone
che ovviamente porta la squadra avversaria nella condizione di poter usufruire di un tiro libero nel caso di un ulteriore fallo. Ecco ora che la palla è ritornata nelle mani del portiere Codara, che cerca di giocarla ancora verso Sacco. Sacco è stato contatto da Borghi, che mette la palla in fuori, lascia un fallo laterale in situazione di attacco per la formazione ospite. Ecco Piazzo che va al tiro, a tiro molto forte ma decisamente sopra la traversa. C'è ora una buona azione di Zacco che scarica e cambia con Dominioni. Ecco che Stai Spagnolo cerca di affacciarsi nella metà campo avversaria dopo una fase in cui Saon li aveva sostanzialmente obbligato a rimanere nella prima difesa. La palla però è terminata a fondo campo e si può ripartire, cioè a fondo campo sul laterale, si può ripartire con un'azione salonese. Borghi, avanza Borghi, cerca di liberarsi, va a tiro Borghi e c'è una grande parata sotto di Codara che veramente toglie la palla dall'angolo della sua porta, impedendo al giocatore salonese la rete, quindi l'ulteriore riduzione del punteggio a favore dei giocatori salonesi. Ecco intanto che c'è Brenna che sta recuperando la palla in laterale, ci sarà questo fallo laterale che sta presso battuto da Brenna, probabile scambio con Borghi, così infatti il tiro viene deviato da Piazza in fallo laterale. Ed ora c'è calcio d'angolo che si appresta a battere ovviamente Saon. Comunque si ripartirà da una situazione di... c'è stato chiamato un time out della formazione dell'Ecco, vediamo se le squadre apporteranno dei cambi alle due formazioni in campo. Di sicuro quello che abbiamo visto in questa fase di gioco è certamente molta confusione, sicuramente buona intenzione da parte dei ragazzi di Samor, però non hanno saputo probabilmente imprimere il giusto pressing aggressivo per cercare di mettere con continuità in affanno la squadra avversaria. Questo è avvenuto a sprazzi e quindi chiaramente ha prodotto sicuramente qualche buon risultato, ma non a sufficienza per poter andare a riaprire la partita segnando ovviamente la rete del 4-3. Si riparte dal fondo del campo, è il portiere Codara che allontana il pallone con la mano a cercare Dominioni, palla giocata lunga, quindi sul dirimpettaio portiere principe che rimette su Borghi. Avanza Borghi che scarica sinuoso, attenzione, c'è il tentativo di Melosi di conclusione, il portiere è stato molto bravo questa volta a intercettare e la palla è andata in calcio d'angolo. Avanza Melosi, Melosi a Mongiorni che ha una buona reazione ma non incisiva, palla messa in fallo laterale, ripartono i giocatori avversari. Ecco quindi che c'è l'azione manovrata a metà campo con Salonno che cerca in qualche modo di intercettare la palla, e così è perché alla fine comunque si riparte dal portiere. C'è questo lancio a cercare di servire Brenna che viene contratto in fallo laterale, rimessa in gioco quindi di Brenna, e da Brenna il pallone verrà sicuramente giocato su Melosi. C'è il tiro di Melosi che viene parato al portiere Codara, la palla giocata lunga intercettata a sua volta da Principe che la gioca su Borghi. Avanza Borghi, cerca di manovrarla, di mantenerla in possesso per dare spazio alla nazione dei compagni, nazione dei compagni che si perde con un'intercettazione in laterale, rimessa in gioco di Melosi. Da Melosi a Borghi, c'è il tentativo di Borghi di conclusione che si spegne sul secondo palo. Ecco Piazzo scarica in avanti, colpo di testa a seguire per Dominioni che viene contratto molto bene dai giocatori salonesi questa volta. Avanza Melosi, palla per Brenna, ecco Brenna che cerca la rete da solo, purtroppo doveva servire Buongiorno in potente libero e la conclusione è stata buona, peccato però che appunto non si sia sfruttato il vantaggio della Sportan America. Gioca Buongiorno, non tapin e nessuno arriva
correggere dal secondo palo questo pallone, potrebbe essere un'altra occasione per Salano. Salano che ora sta cercando di imprimere veramente un pressing asfissiante alla partita, per cercare di sfruttare al massimo questi ultimi tre minuti, che sappiamo che comunque non sono pochi, perché si tratta di tempo comunque effettivo, per cui ci sarà e c'è ancora il modo per certi aspetti di poter rientrare in partita. C'è la rimessa laterale che sarebbe essere battuta da Piazzo, che la giocherà lunga su Domignoni, ecco Morandi contratto da Melosi, avanza Melosi, va a tiro e c'è una traversa colpita da Melosi, che si è dato anche un calcio d'angolo. Diciamo che c'è anche sicuramente un po' di fortuna nei salonesi in questo momento, perché la squadra sta cercando con tutta la sua intensità di portare di arrivare al pareggio, e sicuramente il portiere ha contribuito in maniera determinante in questa ultima fase con grande pari. Attenzione, perché c'è una grande opportunità per Piazzo, c'è una grossa opportunità per Piazzo e c'è il fallo del portiere Principe, che viene sanzionato con una ammonizione, e ci sarà il tiro libero a favore della squadra del Pagnano. Quindi una grandissima opportunità per Piazzo per chiudere la partita praticamente, perché se dovesse realizzare questo tiro libero ovviamente potremmo considerare chiusa la partita. 2 minuti e 48 secondi dalla fine, 3 reti sono di fatto una sentenza. Ecco, quindi Piazzo viene in corsa, parte il tiro di Piazzo e c'è la trasformazione di Piazzo, che quindi porta il risultato sul 5-2 e purtroppo di fatto chiude fondamentalmente la partita. Ecco, si riparte intanto gli ultimi minuti con la formazione di Salano, che cercherà in qualche modo di essere a quello che sia possibile. Avanza Melosi, che si libera i due avversari, va sull'esterno, rete di Melosi, attenzione, perché Melosi ha segnato immediatamente, quindi abbiamo 2 minuti e 39 ancora da giocare, e a questo punto è chiaro che è difficile, molto difficile, però un tentativo la squadra di Salano sicuramente dovrà farlo, e cercherà in questo momento, ecco Piazzo che cerca di liberarsi del nuovo entrato Tavazzani, che subisce un fallo. C'è un calcio di punizione fuori del Salano che sta per battere Melosi, ecco Melosi, parte il calcio di punizione, contratto in fallo laterale, avanza ora ancora la squadra di casa con Melosi che giocherà su Bongiorni, ecco Bongiorni a Melosi, da Melosi verso Brenna, cerca Brenna di liberarsi di un avversario, ecco Brenna che scarica su Tavazzani ha perso palla però con Morandi, e si può potrebbe essere una ripartenza bloccata subito, contro ripartenza, attenzione, Bongiorni purtroppo la palla della partita riaperta completamente e non riesce a sfruttarla calciando a fondo campo. Ho rimesso in campo immediatamente dal Pagnano Di Gregorio, e questo dimostra quanto veramente, attenzione, perché c'è stato un evidente calcio di punizione. L'arbitro non sanziona questa azione con un fallo, ma non fischia, non tira fuori il cartellino giallo quando era evidentissimo, tanto più dopo averlo tirato fuori nella circostanza precedente a favore del portiere, contro il portiere della nostra partita. Calcio di punizione è tirato da Melosi, tiro di Melosi, palla che colpisce il palo, si riparte completamente ora dal Sani Spagnano, che ormai probabilmente ha riuscito a chiudere la partita. Manca davvero troppo poco per cercare di riportare la partita in una situazione di vantaggio. Ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione di Salano, che è in posizione sicuramente di difficoltà,
attenzione perché è comunque una buona opportunità per Salerno. Benna che va sul pallone a cercare di trovare la conclusione. Attenzione a Brenna. Brenna che si gioca questa opportunità. Via Luca! E la palla è stata calciata, però ribattuta dalla difesa, che è stata in grado di intercettare, quindi non suggerire opportunità vantaggiose per la forza di casa, che chiuderà l'attacco. Però purtroppo ormai la partita veramente si è chiusa. Ecco ora un contrasto notevole a centrocampo vinto da Gregorio. Buona opportunità per Zacco che chiude la palla sul fondo campo, da Principe a cercare ancora Melosi. Ecco Melosi che cerca di liberarsi ancora, adesso Tavazzani. Da Tavazzani la palla però termina fa laterale, si appresta a battere la rimessa, battuta, palla lunghissima, recuperata da Principe. L'ennesimo rilancio di Principe a cercare Tavazzani, contratto, palla che si perde in fa laterale, manca un minuto esatto alla termine dell'incontro, ormai dicevamo purtroppo non c'è più, pensiamo, l'opportunità per la formazione di Sanno di andare a recuperare la partita. Avanza ora Melosi che cerca di suggerire per il giocatore non entrato Guzzetti. Da Guzzetti palla scaricata su Tavazzani che cerca un tapin che non riesce a fare in fallo. Palla in fallo laterale. Ed è il portiere nuovamente della formazione ospite che la rilancia. E comunque nuovamente palla sul portiere avversario. Codara che allontana, recupera Principe. Ormai è un rilancio a palla lunga. Melosi parte a tiro e c'è la parata del portiere che veramente in questa ultima fase è diventato determinante, veramente riuscendo a salvare in più circostanze la propria porta dalla squadra di Sanno. C'è una rimessa laterale fuori del Pagnano con Sacco, recupera Guzzetti, cerca di liberarsi Guzzetti del proprio avversario, purtroppo perde palla, per lui un gran tiro di piazza e parata di Principe, fase conclusiva, ormai 14 secondi alla fine. Ci sarà forse un'ultima opportunità per Salerno che riparte dalla sua difesa, l'unica opportunità che potrebbe essere invece a questo punto per la squadra. Ecco, no, Mongioni avanza, cerca Mongioni di andare via, guadagna un fallo laterale a 3 secondi dalla fine, ma non si potrà fare molto. È chiaro che ci sarà un tiro di Melosi che si spegne sul fondo, la partita è praticamente chiusa. Attendiamo ormai solo la sirena e il risultato finale ormai è questo. Sainz Pagnano batte Ambo Sportiva 5-3. Gentili frequentatori e comunque spettatori di questa partita, vi salutiamo in appuntamento alla prossima gara dell'Ambo Sportiva in casa, categoria Under 21. A tutti una buona domenica. Grazie.